Era in compagnia dei suoi due bambini di 4 e 7 anni quando è stata aggredita. 10 i fendenti che hanno raggiunto diverse parti del corpo, il più grave dietro l'orecchio. La 29enne si è accasciata a terra in un lago di sangue. I primi a prestarle soccorso sono stati gli abitanti di questa palazzina, il luogo del crimine, dove la ragazza era scesa per raggiungere poi casa Betania, dove era ospitata. A raccontare quei tragici momenti, erano le 18:30 di sabato, Camillo Sorgente, già sindaco di Castiglione dei Genovesi, che abita proprio nello stabile al fianco della fermata del bus dove si è verificato il tentato femminicidio. Ho trovato molte persone che erano già intervenute perché la signora era con due bambini. È intervenuta una signora di Castiglione che ha preso i due bambini e li hanno portati da una delle mie figlie per allontanarlo mentre la signora stava qua a terra e poi hanno sceso delle calze, delle cose. Fortunatamente che a Castiglione c'è stata sia la dottoressa Anzalone e poi si è trovata anche il dottore Attilio Naddeo, che sono medici dell'ospedale di Salerno e sono intervenuti prontamente in attesa che poi è arrivata l'ambulanza dopo 20-25 minuti che è stata chiamata. I carabinieri pure sono intervenuti prontamente e il coltello era di grosse dimensioni perché stava qua a terra, ho avuto modo di vederlo. Lei è stato anche sindaco di Castiglione del Sì, Genovesi, sì, non sì. era mai capitato una cosa del genere a casa Betania, a un ospite di casa Betania? No, direttamente qua no, che io ne abbia notizie né quando ero sindaco né tantomeno prima, diciamo. Purtroppo questo è un fenomeno che sia pur ingiustificato e ingiustificabile, fortemente in aumento, insomma, sciaguratamente in aumento. E questa è una violenza barbara, non si può trovare giustificazione. Cioè, tra l'altro, la signora, da quello che ho capito io, stava con il bambino che probabilmente era il figlio di questo signore che l'ha aggredita. I dettagli familiari, sinceramente, non li conosco. Ma sicuramente la signora era in compagnia dei due figli, credo uno di 4 e uno di 7 anni.